Benvenuti al nuovo appuntamento con il Ducato TV, il periodico di informazione della Scuola di Giornalismo di Urbino. Gli argomenti di oggi. Ripartono i lavori della Bretella, resta a Urbino l'archivio di Stato, il tour di Ligabue nelle Marche e la curiosa storia del fantasma di Tavoleto. Le ruspe sono di nuovo al lavoro sulla Bretella che dovrà collegare Urbino con la Fano Grosseto. Sui tempi della galleria, davanti alla quale per il momento la strada si è fermata, siamo andati a chiedere informazioni al sindaco di Urbino, Franco Corbucci. I servizi di Luca Moriconi e Lorenzo Luzzi. I cancelli sono stati riaperti, le ruspe sono di nuovo al lavoro, ma per la Bretella di Urbino la strada verso la città è ancora lunga. Sistemazione e messa a norma del cantiere, in realtà qui gli operai stanno lavorando in attesa che il progetto sia approvato prima dalla Regione Marche, poi dall'ANAS, un percorso che ha i suoi tempi, non certo brevi. Il comune fa pressing su Palazzo Raffello perché da Ancona arrivi lascia passare definitivo, quello che permetterà poi al progetto preliminare di prendere la direzione romana e da lì tornare, dopo almeno un mese di attesa, di nuovo nel Montefeltro. Adesso qualche certezza in più c'è. Innanzitutto i soldi che, come promesso a ottobre dal ministro Lunardi, sono arrivati. Poi la definitiva scelta del tracciato, con l'opera più complicata, la galleria di 900 metri che sbucherà in località Le Conce. Una soluzione che in realtà risale al 1996, 10 anni fa, quando il Ministero per l'Ambiente fermò il progetto per mancanza della valutazione d'impatto ambientale. All'epoca si scelse il male minore per l'ambiente, ma il peggiore per le tasche di provincia e comune. Una strada a due corsie, anziché le quattro previste nel progetto iniziale, e una galleria per superare la montagna delle Cesane. E i lavori si fermarono. Fino ad oggi, adesso almeno, qualcosa sembra si stia muovendo. Sono ricominciati i lavori sulla Bretella di Urbino? Allora, non si può dire ricominciati perché formalmente non abbiamo un atto da parte dell'ANAS che ci dica che i lavori sono iniziati. È iniziato che cosa? Che la ditta sta cantierizzando un po', sta mettendo giù appunto il cantiere, però un inizio di lavori vero e proprio a tutt'oggi non c'è. Io dovrei dire oggi che entro un mese o due al massimo dovrebbe esserci proprio anche l'inizio dei lavori. Sarebbero due corsie, non più quattro, ma allora più l'emergenza. Lei pensa davvero che si potranno risolvere i problemi di comunicazione? Io ho sempre pensato che quel tracciato era un qualcosa di delicato, però se debbo andare a dire che la soluzione che abbiamo trovato dopo sia migliore, no. Comunque sia, superiamo questi discorsi, diciamo che comunque il collegamento tra Urbino e Bio Borzaga, dove dovrà passare la Fano Grosseto, era comunque una questione. Oggi quindi io non farei più questo problema, dal momento che si tratta di pochi chilometri, una strada in galleria che non ha più le curve che abbiamo oggi, che ha delle pendenze inferiori, se anche a due carreggiate più due di emergenza, è comunque già una strada che ci garantirà sicuramente più di quella esistente, questo è sicuro. La memoria storica di Urbino rimarrà in città. L'archivio di Stato, che rischiava di essere trasferito a Pesaro per la mancanza di una sede alternativa, verrà ospitato nella scuola elementare Pascoli. Soddisfazione dal comune e qualche perplessità da parte dei genitori. Il servizio di Alessandra Bravi e Alessia Gizzi. La firma c'è, nero su bianco. L'archivio di Stato rimane ad Urbino. Si è rischiato però di perdere tutto. Palazzo Corboli l'ha ospitato per 20 anni, ma ora Lerzu, proprietario della sede, ha deciso di riprendersi i locali. Documenti del 1400, lettere autografe di Garibaldi, pezzi unici come la mappa del Medio Oriente, che risale al 500, sarebbero dovuti finire a Pesaro. A scongiurare il pericolo è intervenuto in extremis un accordo tra Comune e Ministero dei Beni Culturali, che dà il via libera al trasferimento della memoria storica della città. Sarà la scuola elementare e media Pascoli il nuovo archivio cittadino. Sono locali importanti, adesso vederli in questo momento certamente sono in situazione di degrado, però sono locali di grande pregio. L'appuntamento è dopo i lavori, sarà un'altra cosa. I lavori di ristrutturazione cominceranno a primavera. Il custode della scuola è perplesso. Gli ampi locali che ospiteranno l'archivio sono infatti a rischio infiltrazione.
I genitori dei bambini hanno espresso più di una riserva. Chiedono che si faccia una ristrutturazione seria, ristrutturazione per la quale il Ministero ha stanziato 450.000 euro. Comunque sia, ho un anno, due anni, cinque anni, le misure di sicurezza devono essere comunque presenti. L'immobile non è certo adibito ad archivio, è una scuola e come tale deve rimanere, per cui dovranno fare in modo di garantire la sicurezza per tutti i ragazzini che si trovano sopra questo immenso mucchio di carta. Si è conclusa al Mamma Mia di Senigallia la prima parte del Tour 2006 di Luciano Ligabue. Si chiama Nome e Cognome Tour. Dopo i pub, ora Ligabue si esibirà nei Palasport e negli stadi e tornerà nelle Marche il 6 aprile per il concerto al BPA Palace di Pesaro, mentre il 19 di maggio salirà sul palco allo stadio del Conero di Ancona. Il servizio di Francesca Piatanesi. Lo hanno dovuto aspettare 9 giorni in più rispetto alla data prevista, ma dopo l'influenza Ligabue è arrivato più grintoso che mai. Al Mamma Mia di Senigallia erano in 1000 per cantare e ballare con lui, al ritmo di Figlio di un cane, Piccola stella senza cielo e Le donne lo sanno, suo ultimo singolo. Un tour diviso in 3 parti. La prima, che lo ha visto sul palco dei club, si è conclusa proprio a Senigallia. Ad accompagnarlo non c'era la sua band di sempre, ma quella con cui ha mosso i primi passi della sua carriera, Il Clandestino. Per i fan marchigiani la musica di Ligabue non è finita. Il 9 aprile sarà al BPA Palace di Pesaro, quarta tappa del giro nei Palasport dopo Genova, Caserta e Perugia. Il 19 maggio partirà invece da Ancona il Nome e Cognome Tour versione stadi. Questa volta i fan affezionati anche alla sua ultima band possono stare tranquilli. Con lui sul palco, oltre ai Clandestino, ci sarà la banda, ovvero Mel, Fede, Ringo e Robby. La leggenda vuole che un fantasma si aggiri nelle stanze del castello di Tavoleto, costruito intorno agli anni 30 del secolo scorso. Sentiamo i particolari della vicenda nel servizio di Gianluigi Torchiani, con cui vi salutiamo e vi ringraziamo. Buona serata. Non c'è bisogno di andare in Scozia per trovare i manieri infestati dai fantasmi. A Tavoleto, piccolo comune a 20 km da Urbino, la leggenda vuole che il castello dei Conti Petrangolini, costruito negli anni 20 del secolo scorso, sia abitato da un autentico spettro. Noi abbiamo saputo solo anni più tardi, raccontato da una cameriera personale della contessa, che questa è stata trovata diverse volte al mattino vicino a una bottola di un trabocchetto, sconvolta, senza avere nessuna ragione apparente di questa cosa. Si racconta anche che negli anni 50 le figlie della contessa venissero svegliate nella notte da strani rumori. Misteriose apparizioni sono state segnalate anche in seguito, quando il castello fu trasformato in un albergo. All'epoca capitava che i turisti lasciassero di fretta e furia le camere, disturbati da strane presenze. Ma perché avrebbero scelto questo castello i fantasmi? La leggenda sembra che sia legata a, diciamo, le morti avvenute di personaggi che passavano di qua, sgraditi forse i conti, e quindi è stato usato il trabocchetto, cioè questa porta, questo pannello segreto che poi fu chiuso al momento della ristrutturazione, su richiesta specifica della contessa. Negli ultimi decenni il maniero è rimasto disabitato e pochi ricordano in paese la storia degli spettri. Recentemente il castello è stato acquistato da una famiglia di industriali romagnoli che vorrebbero trasformarlo in un moderno centro congressi. E chissà, i fantasmi potrebbero tornare a farsi sentire.